l'arrotondamento dei numeri. Quando dobbiamo sopprimere delle cifre, dobbiamo approssimare per difetto o per eccesso. Per esempio, dovendo sopprimere questo 3, il risultato va scritto come 12,4. Invece, dovendo sopprimere questo 8, il risultato va scritto come 34,6, perché l'8 è una cifra che fa parte del secondo blocco di cifre. Infatti le cifre in tutto sono 10, da 0 a 4 sono le prime 5 cifre e da 5 a 9 è il secondo blocco di 5 cifre. Quindi quando noi sopprimiamo una cifra del secondo blocco dobbiamo approssimare per eccesso, quando sopprimiamo una cifra del primo blocco per difetto. Se dovessimo arrotondare questo numero togliendo entrambe le cifre decimali, dobbiamo guardare la prima cifra da sopprimere, quindi sopprimiamo il 5. L'8 non dobbiamo neanche guardarlo. Siccome il 5 fa parte del secondo gruppo, allora l'arrotondamento diventa semplicemente 35, togliendo entrambe le cifre decimali.